Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Serena. A volte, oggi no. E questo è 100 cose da fare prima di morire. Il format di 100 esperienze che voglio fare assolutamente una volta nella vita. E li sto raccontando uno per uno qua sul canale. Se non li avete ancora visti, vi lascio qua sotto il link in descrizione di tutte le altre che ho fatto. Oggi entriamo un po' nel vivo effettivamente delle 100 cose. Finalmente facciamo qualcosa di assolutamente estremo. Ed è praticamente una delle prime più estreme, perché da ora in poi diventeranno sempre più folli. Scrivetemi nei commenti una delle 100 cose che volete fare anche voi, e soprattutto se vorreste lanciarvi col paracadute. Voglio vedere una pioggia di hashtag paracadutismo. Voi che stiamo andando a lanciarci col paracadute? Sta salendo molta ansietta. Io ho la cagarella sempre presente. Perfetto. Io ho mal di pancia dall'ansia. Siamo qui, torniamo indietro? No, ormai no. Compleanno mio dell'anno scorso, 29 maggio 2021, all'epoca, quando eravamo giovani. I miei amici, tra cui ovviamente Valerie, ed è stata una tua idea da quello che mi hanno riferito. Sì, perfetto. Mi hanno regalato il lancio col paracadute. Ci hanno fatto praticamente colletta e hanno comprato il lancio col paracadute in tandem per me. Appena ho scartato il regalo sono svenuta un attimo, è stato però bellissimo, è stato uno dei regali ovviamente più belli della mia vita. Però la prima cosa che ho detto, tu, ho indicato Valerie proprio da, tra l'altro da ubriachissima, dopo 106 shotini di tequila, tu vieni con me. Siamo pronte psicologicamente, ma fisicamente no. Comunque il prelancio è un misto di emozioni, perché da un lato non ti rendi conto di quello che stai per fare, cioè nel senso sei qua, no? Guardi la natura, guardi il praticello e dici vabbè, carino, per l'ambiente. E poi tu ti stai per lanciare da... Devo chiedere da quanti metri, non so se lo voglio sapere, però... E appena inizi a pensare a quello che stai per fare, inizi a dire... È uno sport estremo, ma in realtà i rischi sono praticamente nulli. Toccando ferro. Corna, tocco tutto, palle che non c'ho. Tutto. Sì, no, per carità del signore. Ma Loru, facciamo un lancio insieme. Wi-Fi. No. Tra l'altro nel format delle 100 cose ho lanciato anche le felpe. Sostanzialmente dietro avete una lista di 10 cose. Ci sono 4 liste diverse per 4 maglie diverse che potete fare prima di morire. Ma non è tutto, perché è interattiva. Che cosa significa? Che una volta che voi avete fatto una delle 10 cose potete mettere una X cucita, e così tutti sanno quale di queste 10 avete fatto. Dai, ve lo lascio qua sotto in descrizione. Okay. Tra poco tocca a noi, stanno per salire quelli dell'aereo prima di noi. Noi abbiamo anche poi il videomaker, quindi sta arrivando il momento, mi sto un po' caccando in mano, però è una cosa che voglio fare da anni, non vedevo l'ora di farla. Ed è una di quelle cose che una volta nella vita assolutamente bisogna fare, quindi sono contentissima di essere qua, sono contentissima di fare questa esperienza. Sei pronta? Mi sto cagando sempre addosso, sempre la stessa cagarella. Sempre quella. Perfetto. E noi tra poco! Sì! Paracadutisti sullo sfondo, ovviamente felpa indossata, siamo pronti per fare una delle 100 cose da fare prima di morire. Così appena arriviamo a casa mettiamo la X proprio sulla maglia. Sono molto emozionata, vediamo come va. Il paracadutista proprio là. Eccolo. Mentre scendi. Ciao Serena, piacere. Esatto, tutto per un'amica. Da che altezza ci lanciamo? 4.000. Perfetto. 4.000 metri. 4.000 centimetri. 4K. 4.000 like, almeno. Minimo. Cioè, minimo, raga. Minimo. Scrivetemi nei commenti una delle 100 cose che volete fare anche voi, e soprattutto se vorreste lanciarvi col paracadute. Da quanto tempo ti lanci nella vita? Da una vita. Dal 1977. Sta chiamando me. Vado. Siamo già pronti. Vado. Cioè, tu stai andando? Io sto andando. Oh, aspetta. Ciao. Anch'io. Il bello di fare queste cose è che ti senti veramente vivo. Noi siamo sempre abituati a stare davanti a un telefono e vedere quello che gli altri fanno, un po' come state facendo voi in questo momento. Lo scopo di questo format, lo scopo delle 100 cose da fare prima di morire e anche della felpa fisica, è proprio il fatto di spingere le persone a fare queste cose. Perché io stessa magari mi perdo nella vita a stare lì ad aspettare che prima o poi le cose cadano dal cielo. E che noi oggi stiamo cadendo dal cielo. Più o meno, esatto. Una cosa che ho capito facendo proprio questo format è che nessuno deve aspettare niente, devi prendere e fare le cose, perché altrimenti le cose non ti cadono dal cielo come abbiamo fatto noi oggi.
Madonna, raga, ho capito perché hanno fatto tutti i giorni. No, stupendo. Cioè, l'esperienza più bella della mia vita, letteralmente. Bene, bene. Oddio, stupendo. Ci vediamo la prossima volta, allora. No, domani ci vediamo, non hai capito? Bellissimo, grazie mille. Pugna, grazie. È stato un piacere. Grazie mille. Ciao, veramente. Alla prossima. Ciao, grazie. Ok. Reazione a caldo. Raga, una delle sensazioni più belle che abbia mai provato in vita mia. Cioè, io ho capito perché lo fanno tutti i giorni, perché è una scarica di adrenalina allucinante e effettivamente è... cioè, non ti accorgi neanche di quello che stai facendo. Cioè, sei in discesa lì. No, raga, è bellissimo. Adesso mi calmo un attimo e dopo ne parlo bene, perché mi sto sentendo male, sto sudando come una capra. Ci siamo io e Valeria in silenzio tipo da 20 minuti, perché non sappiamo cosa dire. In catalessi. Non ho parole per descrivere quello che mi è appena successo. Cioè, cadere da 4000 metri d'altezza in discesa libera è una roba che non si può effettivamente descrivere, è una cosa che si può solo fare e solo provare a raccontare, però cioè è assurdo. La devi vivere, punto. Tra l'altro non so se a te l'ha fatto fare il mio istruttore, ha fatto proprio pilotare. Sì, anche a me. Anche a te. Sì, bellissimo. Bellissimo, c'eri così, poi a destra, a sinistra. A un certo punto ho fatto, sì sì, ma tira di più. E l'abbiamo fatto. Io... secondo me ha capito che sono una tipa un po' spericolata, quindi a un certo punto davvero tipo iniziava a tirare a destra e a sinistra e facciamo... È una cosa che abbiamo detto insieme, anche senza saperlo, è stata... Lo credo che... Vi drogate di queste cose. Sì, cioè... Ha comunque un ormone che crea dipendenza. Assolutamente sì, ma secondo me tanti che fanno magari questo sport, dico che sono drogati di adrenalina, ma... No. Quasi. Cioè, secondo me per fare uno sport estremo lo sei per forza sì, drogato di adrenalina. Hai proprio bisogno di sentire quella roba lì, altrimenti per te la vita non ha quasi senso. E un po' li capisco. Scese la prima cosa che ho detto, posso rifarlo? E ci fa, sì sì, 200 euro. L'unica cosa che ho sofferto un pochino è stato invece l'aereo. Era un po' troppo traballante e quindi ho detto, c'ho un attimo di... Sapevo che sarebbe stata una figata e non ho ancora realizzato che ho appena fatto questa cosa. Cioè, io mi sono lanciata dal paracadute, non dal paracadute, con il paracadute per fortuna. Cioè, tu sei per aria, libero, senza niente. Cioè, se stai volando così... a una velocità che non so neanche, devo chiedere in effetti. E stai letteralmente precipitando nel vuoto. E l'unica speranza che hai di sopravvivere è un telo. Ovviamente con tutta la sicurezza di questo mondo, perché a quanto pare è diventato uno sport estremo, ma molto 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 sicuro, per quanto sia folle. Cioè, il mio istruttore da solo aveva migliaia di salti. Cioè, quindi lui l'ha fatto per migliaia di volte e migliaia di volte è andata da Dio e si è innamorato di questo sport. E la sensazione di cadere nel vuoto, lì per lì, non hai neanche modo di avere paura. Cioè, è impossibile avere paura. Hai solo la sensazione di adrenalina pura. La paura è giusto qualche secondo prima proprio del lancio, perché tu vedi che ti si apre il portellone. Quando sei abituato magari a volare in aereo, ovviamente tu ti immagini l'apertura del portellone come una roba, oddio aiuto. Si apre il portellone, vedi giù e ti senti un attimo nudo, ma poi nel momento in cui ti affacci non realizzi, cioè non realizzi neanche il fatto che tu ti stai approcciando al vuoto. Poi, come se nulla fosse, ti lanciano giù e poi inizi a cadere e vi assicuro che non riesci ad avere neanche troppa paura. O vai in tilt totale e non capisci un cazzo, oppure te la godi al 100% e sono contenta. Da un lato sono andata in tilt, dall'altro però mi ricordo bene cosa è successo, ho cercato di vivermela. E poi vabbè, quando si apre effettivamente il paracadute è bellissimo, perché poi lì è come fare veramente, non dico una volatina così, come è stato in mongolfiera più o meno, comunque una roba molto più chill. Però perché mi sentivo estremamente sicura mentre facevo quella cosa lì, cioè nonostante consciamente, razionalmente sapessi che ero appesa a dei fili e basta, mi sentivo incredibilmente sicura e questa cosa è folle. Una volta che tu sei lì sopra, anche se vuoi dire no, non lo voglio fare più, non puoi. No, ormai sei lì, il gioco. Quindi anche se avete paura, no, io ho paura, non ce la faccio, voi buttatevi, fatelo, perché intanto una volta che pagate le passano tutte le paure e lo fate. È una bella metafora. Una volta che sei lì, buttati, cioè ti devi buttare, altrimenti qualcun altro ti butterà. Non dipende neanche più da te, perché non sei tu a buttarti, ma qualcun altro che lo fa per te. Esatto. E quel qualcun altro deve essere il vostro io. Peace.